Corriere della Sera, apertura, Berlusconi lancia Tajani, lo avete sentito nel giornale orario, questo il titolo d'apertura, ne parleremo tanto stamattina, ma attenzione al titolo a centropagina, foto notizia con il leader russo Putin, la sfida nucleare di Putin, nuovi missili, noi invincibili, a ricordarci che al di là della campagna elettorale poi c'è un mondo che va avanti e a volte fa anche abbastanza impressione. Andiamo sulla Prima di Repubblica, anche qui il titolo principale dedicato alla politica con due dei protagonisti, Renzi non date l'Italia alla Lega, Forza Italia, Tajani, io candidato premier. Nella lista dei ministri del Movimento 5 Stelle spuntano i filo PD, c'è un preside che scrisse la buona scuola, se ne è parlato molto, sentivo poi anche voi poco fa durante le notizie flash e i giornali orari. E poi andiamo, c'è questo accordo di cui si è cominciato a parlare nelle scorse ore, Sky e Netflix insieme, così cambierà il telecomando, è proprio un piccolo richiamino sotto il titolo di Repubblica, con approfondimento poi invece all'interno del quotidiano. La foto notizia di questa mattina ci riporta all'omicidio del giornalista Kuciak, Jan Kuciak, e della fidanzata, perché sul giornalista ucciso e su questo omicidio sono stati arrestati per questo omicidio 7 italiani, i soldi dei clan investiti in Slovacchia. Il Messaggero, l'apertura, Tajani, l'investitura di Berlusconi ha sciolto la riserva, il candidato premier, patto antinciuccio tra i leader del centrodestra. Di Maio presenta il suo governo, lunedì rideremo noi, dice Grillo, basta vaffa, si chiude un'epoca. Al centropagina, binari del nord, doppia inchiesta, e per Mazzoncini, che è la D di Ferrovie dello Stato, grana pendolari, dopo il disastro di Pioltello, rotaie spezzate anche a Pavia e Varese. Poi Putin che presenta il supermissile, Trump deve trattare con me. Con Davide Giacalone, lo abbiamo accennato tra l'altro durante la linea diretta, parliamo adesso dell'effetto a cui siamo abbastanza abituati, ma questo, il fatto che ci si sia abituati, non migliora la situazione e la nostra considerazione. Commentare i dati sul lavoro, in generale i dati dell'Istat, cercando di tirarli per la giacca. Buongiorno Davide e buon lavoro. Eccoci, buongiorno. Quello che spero per l'Italia dal 5 di marzo è un bagno di realismo. Realismo che è importante, perché non c'è problema che non si possa risolvere, a patto però di avere capito che cosa consiste. I dati dell'Istat sono utilissimi, bisognerebbe utilizzarli come bussola elettorale, naturalmente ciascuno con le proprie opinioni, ci mancherebbe altro. Ma insomma, in buona sostanza, i titoli quali sono? La crescita del prodotto interno lordo è più forte del previsto, cala il debito pubblico, cala la pressione fiscale, evviva, evviva, evviva! Alt, guardiamo i dati con attenzione. Sì, è vero, cresce il prodotto interno lordo, cresce più del previsto, molto bene, cresce meno della media europea. La distanza fra noi e gli altri europei continua a crescere, purtroppo. Sì, è vero, cala il debito pubblico, cala anche il deficit pubblico, cala la pressione fiscale in rapporto al prodotto interno lordo, però attenzione, il debito è aumentato, il deficit è rimasto quello, le tasse che si pagano sono pure rimaste quelle, è aumentato il prodotto interno lordo, questo è il punto. E se andate a guardare come, dove, da quando il prodotto interno lordo cresce in Italia, cresce tutto e diminuiscono questi parametri, quindi le cose migliorano dal 2012. Che diavolo è successo nel 2012? Qual è il punto di svolta dell'Italia? Nulla che sia successo in Italia. Nel 2012 è successo che la Banca Centrale Europea ha cambiato le regole del mercato del credito, ha inondato il mercato di liquidità e ha fatto una politica espansiva, e questo è il punto, primo punto importante. Continuiamo nella propaganda politica, ma anche semplicemente nella banalità, nel luogo comune, culturale, a parlare di austerità. Basta con l'austerità, bisogna finirla con l'austerità. Non c'è stata l'austerità, è stata sempre una politica espansiva, anche nella spesa pubblica interna italiana è sempre stata una politica espansiva, e il debito diminuisce meno di quanto non sia diminuito il costo del debito stesso, e che significa che è espansiva. Noi l'austerità, o meglio la tortura, l'abbiamo vissuta nei primi 6 mesi del 2012, erano tutte tasse, non è diminuita, aumentate, non è diminuita la spesa pubblica, era aumentato il prelievo fiscale, la peggiore delle ricette possibili e immaginabili. Allora questa è la faccenda.
inutile chiedersi, dice, ma ci vuole più lavoro, e il lavoro che c'è, è vero, i posti di lavoro sono aumentati, ma prevalentemente sono contratti a tempo determinato. Il punto non è quello, non è contratto a tempo determinato o indeterminato, tra l'altro vi garantisco, l'indeterminato si può licenziare, è cambiata la legge, quindi non è che se uno è indeterminato c'è l'assicurazione vita. Il tema è se il lavoro cresce perché cresce il mercato, se le occasioni, le opportunità crescono perché cresce l'economia. Quello è importante, e per far crescere l'economia abbiamo bisogno di meno spesa pubblica per meno pressione fiscale. Per la miseria, andate a leggere i programmi dei partiti, guardate i loro conti, sono tutti a più spesa, e quindi poi dicono meno pressione fiscale, ma una promessa da marinaio, perché quei conti vanno in qualche modo coperti. Questo bagno di realismo tocca farlo alle forze politiche, ma anche agli elettori, a noi tutti, a noi per primi, perché questo è quello che salverà l'Italia. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. La domenica dalle 23, speciale Non Stop Elettorale, ma come sapete in questa campagna elettorale non ci sono solo i grandi partiti, i grandi blocchi, i partiti, ovviamente i movimenti più importanti, ma ci sono anche quelle liste che concorrono legittimamente alla guida, ovviamente non certo del paese per una questione ovviamente di bacino elettorale, ma di rappresentanza politica all'interno del Parlamento. E noi in questo blocco tenteremo di farvi ascoltare la loro voce. E allora cominciamo subito con il primo, stiamo parlando di Angelo Bonelli, rappresentante della lista Italia Europa Insieme. Forse sarebbe stato il caso, con maggiore responsabilità, di chiudere un'alleanza con le specificità, le criticità porre nel rapporto con il Partito Democratico. Purtroppo quella scelta porta come conseguenza quella di aiutare il centrodestra, ma a questo punto dipende dall'elettorato, da quell'elettorato di sinistra, capire se si vuole fermare una ondata di una destra xenofoba. Per le minoranze linguistiche ascoltiamo invece Mauro Ottobre. La nostra agricoltura per il Trentino è molto importante, noi dobbiamo fare tutto il possibile per dare una mano ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori. Abbiamo capito che l'Europa non è poi tanto così lontana, è così vicina anche al nostro Trentino, certamente dobbiamo portare avanti tutte le istanze di noi trentini, dei nostri agricoltori e allevatori. E adesso è il turno di Noi con l'Italia, UDC, Maurizio Lupi. Avevamo chiesto e abbiamo ottenuto pari dignità nei contenuti, dove la nostra proposta può dare moderazione, mettere al centro la famiglia, la società prima che lo Stato, e pari dignità anche nella rappresentanza dei territori e nella scelta dei migliori candidati nei collegi elettorali. Spazio a Partito Repubblicano Italiano ALA con Corrado De Rinaldis Saponaro. Qual è il ruolo del Partito Repubblicano? Sentiamo che il maggioritario ha portato l'Italia a perdere uno degli asset più importanti del popolo italiano, che era la comunità degli italiani, perché col maggioritario abbiamo avuto questa comunità che si è divisa tra curva sud e curva nord. Per il popolo alla famiglia ascoltiamo su RTL 102.5 in Non Stop News Mario Adinolfi. Noi siamo nati da poche settimane, quindi qualsiasi risultato sarà ben accetto, ovviamente cercheremo di essere consistenti, speriamo di andare oltre lo 0, quindi di essere un soggetto politico già rilevante, ricordando che noi siamo candidati in tutta Italia con le liste del popolo e della famiglia, non solo qui a Roma, quindi il risultato andrà a letto anche a livello nazionale. È il turno di Potere al Popolo, Viola Garofalo. Intanto è l'unica lista a sinistra, Liberi Uguali sta continuando a ribadire, anche le dichiarazioni di D'Alema l'hanno ribadito, la vicinanza al PD, il desiderio di fare accordo. Noi siamo gli unici che invece ci presentiamo come lista di sinistra, con dei valori che sono quelli della sinistra: centralità del lavoro, lavoro non precario ma stabile, antirazzismo, difesa dell'ambiente. E poi c'è Per una sinistra rivoluzionaria, Nicola Sighinolfi. Come lista Per una sinistra rivoluzionaria proponiamo un programma che rivolga a milioni di lavoratori e lavoratrici, giovani, precari e disoccupati, una parola di verità. A 10 anni dallo scoppio della grande crisi, tutte le favole che ci sono state raccontate a partire dagli anni 90 di un capitalismo e una globalizzazione finalmente capaci di operare in termini di ridistribuzione della ricchezza, benessere e progresso si sono rivelati per la truffa che sono sempre stati. Per il Partito del Valore Umano ascoltiamo invece Enrico Boanini. C'è lo stemma di un nuovo partito, si chiama Partito del Valore Umano, non è di sinistra, non è di destra, non è di centro, si presenta solo, ok? Se cerchi su Google Partito Valore Umano trovi il manifesto e gli 11 punti, diciamo, del programma.
C'è anche Italia agli italiani, Roberto Fiore. E noi riteniamo che in questo momento siano tantissimi gli italiani preoccupati per quello che sta avvenendo nel campo della droga, nel campo dell'immigrazione, della criminalità e, ripeto, della criminalità nigeriana, e quindi siano molto più attenti all'esito dei procedimenti nei confronti della mafia nigeriana e nei confronti del giovane nigeriano. E poi c'è la lista del Popolo per la Costituzione con Antonio Ingroia. Presentiamo questa lista del Popolo per la Costituzione con questo simbolo del cavallo che vuole dare il segno della mossa del cavallo, cioè questa mossa improvvisa e imprevista per scombinare il quadro politico attuale. Abbiamo fatto una squadra di donne e uomini capaci, validi, provenienti dalla società civile, per dare spazio a quei cittadini senza tessere e senza partito. Per Casa Pound, Simone Di Stefano. Ecco, chi si vende il futuro di questa nazione, anche in Parlamento, non deve stare poi troppo tranquillo, perché sa che ci saranno i ragazzi, gli uomini e le donne di Casa Pound all'interno, che li metteranno di fronte alle loro responsabilità. Insomma, guardiamoci negli occhi, vogliamo essere ben presenti. Poi i nostri parlamentari ovviamente non saranno solo in Parlamento, diciamo così, a tampinare i parlamentari del governo tecnico, ma poi saranno a fianco degli italiani nelle strade ogni giorno, così come facciamo da anni. Nel 2018 torna il Partito Comunista, Marco Rizzo. Col socialismo, cioè con l'idea di società che abbiamo noi, le tasse non ci sarebbero. Tutte le grandi imprese, le grandi produzioni, le grandi strutture sarebbero nelle mani dello Stato. E quindi si andrebbe verso una graduale riduzione di tutte le tasse. Lo Stato ti consentirebbe di avere appunto gratuita una istruzione pubblica gratuita. Quindi in realtà le tasse sarebbero ridotte di molto. E concludiamo con 10 volte meglio, Emilia Garito. Il programma del nostro movimento è un programma che vede le competenze come strumento per creare delle soluzioni. Centralmente parliamo di lavoro, la fase di cambiamento in cui siamo e che ci sarà nei prossimi 10 anni non ci consente il tempo di aspettare, e dobbiamo essere competenti e capaci di trovare delle soluzioni che siano sostenibili per far ripartire il nostro paese. E adesso tocca a noi cittadini, a tutti noi cittadini, apertura delle urne domenica mattina sino alle 23, quando comincerà poi la non stop elettorale di RTL 102.5, che si concluderà solo la mattina dopo alle 9. Intanto noi ci occupiamo di parlare di economia e dei nuovi dati diffusi dall'Istat che riguardano in particolare il PIL. Ci colleghiamo con Paolo Manasse, il professor docente di economia politica all'Università di Bologna. Dottor Manasse, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Una buona giornata, ci aiuta un po' a comprendere i numeri, perché spesso i numeri raccontano qualcosa ma non tutto. Quindi sicuramente si parla di crescita di numero di chi non ha lavoro o di chi è in cerca, ma ci sono anche buone notizie invece sul miglioramento dell'occupazione femminile. Bisogna un po' comprendere. Sì, allora sono due aspetti. Il primo aspetto è che è aumentato lievemente il calo di il tasso di disoccupazione, quindi sembrerebbe che il mercato del lavoro abbia avuto una battuta d'arresto. D'altra parte è vero che nello stesso tempo sono aumentati sia il numero di disoccupati ma anche il numero di occupati. Com'è possibile? È possibile in parte perché essendoci più persone che cercano lavoro, persone che prima non lo cercavano, che entrano nel mercato del lavoro, alcuni trovano lavoro, diventano occupati, altri non lo trovano e diventano disoccupati. Quindi è possibile che questo spieghi il fatto che comunque il tasso di disoccupazione abbia un piccolo rialzo. In generale, quello che però osserviamo è che sembrerebbe l'interpretazione essere che le imprese stanno un po' aspettando prima di assumere, perché l'economia va bene, il PIL va bene, l'occupazione invece stenta a crescere. Probabilmente le imprese stanno aspettando anche l'esito delle elezioni per vedere cosa succederà sul fronte degli sgravi fiscali, delle nuove tasse, delle nuove regole sul mercato del lavoro. Professor Manasse, questi sono minuti molto importanti, perché avendo con noi un esperto ed un tecnico siamo liberi dall'interpretazione politica. Torniamo un attimo, perché poi sa cosa succede? Che i cittadini cominciano a non credere più neanche nelle cifre dell'Istat, e noi non ci possiamo permettere di vivere in uno Stato in cui alberghi, regni la sfiducia. Allora, lo rispieghiamo: com'è possibile ed è assolutamente normale che crescano insieme i disoccupati e gli occupati? Perché esiste una sacca, si chiamano gli inattivi, è giusto professore? Cioè quelli che non cercano più, non hanno lavoro, ma manco lo cercano. Dipende se questa sacca è più grande, è un conto, se è più piccola è diverso. Abbiamo detto bene o male?
Sì, avete detto bene, il disoccupato non è definito come colui che non ha lavoro, è definito come colui che non ha un lavoro e lo sta cercando. Quindi se delle persone che prima non cercavano il posto di lavoro si mettono attivamente a cercare il posto di lavoro, a questo punto loro diventano disoccupati e quindi è possibile che se solo alcuni trovano lavoro il numero di disoccupati cresca e cresca anche il numero degli occupati. E quindi la situazione è proprio questa, come avete spiegato. Senta, professor Manasse, secondo lei questi dati, che lei legge ovviamente da esperto in maniera equidistante rispetto a ogni posizione politica, quanto possono incidere o influenzare l'elettorato a poche ore dal voto di domenica? Ma insomma, non lo so francamente, perché da un lato abbiamo un'economia che è in ripresa, questo è innegabile e questo è un dato positivo. D'altra parte, volendo diciamo fare il confronto con gli altri paesi, noi continuiamo a crescere, ma a crescere meno degli altri paesi, quindi in qualche misura la nostra crescita è trainata dalle esportazioni, trainata dalla domanda globale. Quindi c'è parte di merito diciamo nostro, del governo, delle imprese soprattutto e dei lavoratori, ma molta parte è dovuto a quello che succede nel resto del mondo che comprano i nostri beni. Ecco, professor Manasse, lei ha parlato poco fa di crescita, ha detto siamo innegabilmente in una fase di crescita. Le chiedo quali sono i segnali inequivocabili all'interno di un paese come l'Italia di questa crescita, della crescita, quali sono i primi che balzano all'occhio? Ma i primi dati che balzano all'occhio sono i dati appunto sul PIL, che è il livello di il reddito che viene prodotto ogni anno nel nostro paese, che ha poi riscontro nella dinamica delle variabili principali su cui questa spesa si va appunto a finire, che sono i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Queste sono diciamo il motore trainante della domanda di beni prodotti dal nostro paese. Entrambi queste statistiche hanno mostrato una segno di ripresa e quindi diciamo la ripresa c'è, anche se ci sono da un lato dei ritardi prima che questa ripresa si ripercuota sul mercato del lavoro in maniera significativa. Non siamo ancora tornati con la Grecia, l'unico paese europeo, ai livelli del 2008, ai livelli pre-crisi, ci stiamo arrivando lentamente quando la maggior parte degli altri paesi, anzi la totalità di tutti gli altri paesi della zona dell'euro, invece sono ben al di sopra del livello di reddito prima della crisi. Il famoso bagno di realismo a cui ha fatto riferimento il nostro editorialista Davide Giacalone mezz'ora prima di lei, le stesse parole, è utile ricordarselo. Prima di salutarci, professore, le diciamo, se ha voglia domenica sera di capirci qualcosa insieme a noi, accenda RTL 102.5, perché dalle 23 fino alle 9 del mattino, compresi quindi Nottambuli e Tiratardi, noi saremo qui, seguiremo minuto per minuto, ci saranno tanti aspetti economici, per esempio chissà i mercati lunedì mattina, professore, i mercati internazionali intendo. Molto interessante sì, anche questo aspetto. Sarà interessante, non credo succederà nulla fino a quando non si saprà diciamo se l'incarico di governo è dato a qualcuno, a chi è dato, oppure si tornerà a nuove elezioni, ma credo ci sarà una fase di attesa in cui i mercati in qualche modo staranno a vedere alla finestra per poi se le cose dovessero volgere alla grande incertezza ripercuotersi sugli spread. Questo lo vedremo, non è detto. Va bene, allora professor Manasse, mi raccomando, non prenda impegni, domenica la disturberemo magari telefonicamente dopo le 23, quindi avrà anche mano libera perché le urne saranno chiuse per dire la sua e fare la sua analisi. Le auguriamo innanzitutto buona giornata, buon weekend a lei e alla sua famiglia. Grazie mille, anche a voi, auguri a tutti. Don Mazzi, buongiorno, benvenuto. Che confusione ragazzi, domani non lo so, però oggi a tutti i padri che mi ascoltano, i padri veri arrivano a casa sempre per ora di cena. I padri veri arrivano a casa sempre per ora di cena. Che bello, che bello. A tutti i padri, ciao, 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 ciao. Come promesso in studio per l'ultimo giorno di campagna elettorale, nostro ospite dopo una serie di leader politici, il leader del Partito Democratico Matteo Renzi. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Come stai innanzitutto? Molto bene, poi credo che la campagna elettorale sia sempre un'occasione bella per imparare cose, per conoscere gente. Io ho fatto poi il mio collegio a Firenze, casa per casa, ho rincontrato persone.
E insomma è stata una bella esperienza. Adesso vediamo l'ultimo rush finale, l'ultimo media, come va? Senta, in queste ultime ore lei ha scelto un po' di ritornare e sottolineare i risultati ottenuti dal PD in questi mesi, in questi anni. Ecco, poi sono usciti i dati ieri dell'Istat, ci piacerebbe un suo commento. Niente di gravissimo, però insomma una piccola battuta d'arresto anche per l'occupazione, diciamo, a tempo stabile. Mettiamola così, come stavamo 4 anni fa, Giusy? 4 anni fa stavamo in una crisi molto forte e la campagna elettorale del 2013, in questo caso di 5 anni fa, era su tutte le crisi aziendali. Oggi noi abbiamo 1 milione di posti di lavoro in più, però lei ha ragione, soltanto 500.000 di questo 1 milione di posti di lavoro è a tempo indeterminato, quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno è che c'è 500.000 di persone in più che lavora a tempo indeterminato, e questo lo vediamo dai mutui che crescono, lo vediamo dal clima economico che in alcune zone del paese è decisamente migliore rispetto a 5 anni fa. Però ancora c'è molto da fare per quelli che sono lavoretti, saltuari, contratti che vengono rinnovati. Insomma, io non sono uno di quelli che vuole vedere per forza che si è fatto tutto, ma non posso nemmeno pensare di dire che la situazione è la stessa di anni fa. No, non è così, le cose vanno piano piano meglio. Ieri un'altra piccola grande buona notizia su Piombino, la chiusura di una delle crisi storiche con l'ingresso del magnate indiano Jindal. Poi naturalmente ci sono quelli che dicono che va sempre tutto male, che non se ne farà mai niente, ma chi urla non manda avanti il paese, chi urla magari si sfoga, magari qualcuno è contento, magari sui social parte una valanga di insulti, ma la realtà è che poi l'Italia non cambia. Dunque i dati di ieri sono: eravamo a -2,3 di PIL, ora siamo a +1,5, eravamo a 22 milioni di lavoratori, ora siamo a 23, gli indici di fiducia del paese crescono, però si può fare di più. Segretario Renzi, abbiamo passato, in questo caso parliamo anche noi come piccolissimi testimoni di questa lunga campagna elettorale, molto tempo a cercare di farci dire dalle varie forze politiche chi fosse il candidato presidente del Consiglio. Per esempio con Berlusconi fece qui il nome, però poi ci ha messo più o meno un altro mese ieri sera a ufficializzare il nome, ovviamente quello di Antonio Tajani. Nel caso del partito, Tajani o è Salvini nel caso del centrodestra? Ha detto Berlusconi che se Salvini prende un voto in più a lui va bene anche Salvini. Lo ha detto Berlusconi, questa è cronaca, non faccio l'interprete. Il Partito Democratico, il candidato presidente del Consiglio del Partito Democratico è Matteo Renzi o Paolo Gentiloni? Lei lo so sempre che mi parte con la squadra adesso, io però la domanda gliel'ho fatta bella dritta. E io gli ho risposto come sempre in questa campagna elettorale, nel senso che noi abbiamo fatto una scelta con il nostro partito e la nostra coalizione, che è quello di mettere al centro un lavoro di squadra. Perché? Perché pensiamo che il lavoro di Paolo Gentiloni sia stato un lavoro ottimo, il lavoro di Marco Minniti, guardi, levi me dal novero dei nomi, ragioniamo degli altri, così viene più semplice. Voi davvero pensate che Minniti non abbia fatto una svolta seria nel campo dell'immigrazione, della sicurezza? Ho visto che ci sono altri candidati degli altri partiti per fare il ministro dell'interno, ma il ministro dell'interno Marco Minniti ha funzionato, ha lavorato bene, sì o no? Io penso molto bene, e potrei continuare con tanti altri esempi, da Franceschini a Martina, che spesso è qua vostro ospite. Insomma, noi abbiamo messo in campo una squadra a mio giudizio di grande livello. Poi per come funziona purtroppo il paese dopo il referendum, non tocca alle forze politiche, ma tocca al Presidente della Repubblica scegliere, e quindi di conseguenza rispettiamo le valutazioni che verranno fatte. Posso dire però sommessamente che la squadra del PD davvero, dai Fulvio, la squadra del PD è davvero una squadra nella quale molti all'inizio non credevano, ma che oggi ha dei risultati da offrire. Aggiungo una visione, perché qui sennò si parla solo di passato. Presidente, qual è la visione per il futuro? Che cosa accadrà nei prossimi anni in Italia? Questo è il grande tema. Io voglio dirle una cosa, non le ho mai risparmiato critiche quando è stato necessario, però riconosco, vorrei chiederle questo, anche una domanda un po' personale, perché spesso dopo il 4 dicembre si è detto no, Renzi deve cambiare carattere, deve lavorare sulla sua personalità. Mi sembra che un cambio di rotta da questo punto di vista in questa campagna elettorale ci sia stato. È come se lei avesse detto a se stesso:
giocare da solo non funziona più, gioco di squadra. E questo gioco di squadra, che coinvolge anche Gentiloni, adesso lei ha citato anche Minniti, insomma tutta la squadra del Partito Democratico, sembra diventata la sua nuova strategia politica. La squadra funziona meglio dell'uomo solo al comando? Glielo dico domenica, Diacono, nel senso che vedremo... Che percezione che ha lei? Cioè? Io penso che... Cioè questo lavoro su se stesso l'ha fatto? Ma lasciamo stare il discorso su di me, altrimenti diventa sempre una analisi quasi psicologica. Qual è il punto fondamentale? Senza carattere in politica non si va da nessuna parte. Per Luigi non avremmo mai approvato le unioni civili o la riforma del terzo settore o la legge sul dopo di noi o la riforma del mercato del lavoro senza qualcuno che a un certo punto prendeva delle decisioni e che metteva in campo tutto il suo carattere. Non avremmo mai ottenuto i denari della flessibilità europea se noi non avessimo battuto i pugni a Bruxelles e detto a Juncker: o ci dai la flessibilità o noi non ti votiamo come presidente. Questo tema del carattere dunque va rimesso nella dinamica giusta. Ma guardi, non volevo farle una domanda diciamo sulla sua psicologia, anzi le ho rovesciato la questione, cioè le sto dicendo che il lavoro di squadra che lei ha messo in campo è ben diverso dalla percezione mediatica che gli italiani hanno avuto rispetto all'appuntamento del 4 dicembre. Non c'è dubbio, questa percezione mi sembra è un'analisi che condivido, la sua, quindi è una percezione ben diversa. Detto questo, che cosa sta accadendo oggi in Italia? Qual è la partita vera? Giriamoci intorno. C'è una forza politica, il PD, che si è preso tanti insulti, critiche, polemiche, offese, ma questa forza politica, anziché stare a urlare, ha preso un paese che stava al meno 2%, ha preso un paese che stava in crisi e lo ha portato piano piano fuori dalla crisi. Io leggo anche nei messaggi di alcuni dei vostri ascoltatori le polemiche: ah, non siamo fuori dalla crisi, ah, va tutto male. Non sarei onesto se dicessi questo. L'Italia non è un paese in cui va tutto male. E se noi ci continuiamo a raccontare che va tutto sempre comunque male, che le cose sono uguali a quelle di 5 anni fa, stiamo raccontando una realtà diversa. Io voglio dire che le cose in Italia possono cambiare, indipendentemente dai singoli leader politici. Ma se noi non diamo questo messaggio di speranza, di coraggio contro la paura, di orgoglio contro la rabbia, resteremo sempre un paese fermo. Vi ricordate, lo dico agli amici di RTL che hanno seguito quella lunga vicenda, quanto è stato importante Expo per il nostro orgoglio e la nostra identità nazionale? Tantissimo! Eppure anche allora c'era tanta gente che diceva: non ce la faremo mai. Ecco, io l'idea di dare un messaggio di speranza per il futuro la considero l'idea fondamentale, prioritaria, altrimenti va a finire che si continua a parlare soltanto di tutte le cose che non funzionano. Poi naturalmente c'è un sacco di cose che vanno cambiate. Partite IVA, bisogna dare gli stessi diritti alle partite IVA che hanno i lavoratori dipendenti, gli 80 euro, l'assegno per i figli. L'IRES va abbassata ancora dal 24 al 22%, bisogna continuare a lavorare sulle misure concrete, per esempio sulle tasse, sulla dichiarazione precompilata. Però in questa cornice, la cornice di un grande investimento sulla speranza contro chi sa soltanto urlare. Io non voglio che lunedì mattina il mio paese si svegli in mano ai professionisti della paura. Matteo Renzi, il Partito Democratico onestamente è stato dato soprattutto nell'ultimo periodo per assolutamente perdente, per sicuro perdente, sia da Forza Italia sia dal Movimento 5 Stelle. Lei crede, immagina, spera di poter smentire questo augurio a partire dal 5 mattina? Guardi, io sono molto onesto, Giusy. Io sono assolutamente certo che lunedì mattina il PD avrà più voti di Forza Italia. Lunedì mattina il PD avrà più voti della Lega. La vera partita per il primo posto è tra noi e i 5 Stelle. E io penso che questo sarà il risultato che lunedì mattina, il primo lunedì non so a che ora, sarà il primo risultato che farà la differenza. Chi avrà più parlamentari, il PD o il Movimento 5 Stelle? Perché dico questo? Perché nel racconto di queste settimane e mesi si elimina un piccolo particolare, cioè che 2/3 dei seggi vanno su base proporzionale e per il primo posto la sfida, ripeto, è a 2, dopodiché ognuno valuterà. Ci sta ascoltando qualcuno dal Nord-Est? Saranno tantissimi. Oh, ma vi rendete conto che il Nord-Est in questi mesi viaggia più forte della Germania, eppure qualcuno vorrebbe portarci fuori dall'euro? Cioè, noi abbiamo portato l'Italia fuori dalla crisi. Avessero governato Salvini o Beppe Grillo, avrebbero portato l'Italia fuori dall'euro. Lo domando a un'azienda di Padova, a un piccolo imprenditore di Vicenza,
a un libero professionista di Bergamo. Ma che pensate, che uscendo dall'euro gli affari vadano meglio per voi? Nel mio collegio, così evitiamo di parlare in politichese, i cittadini di Firenze dovranno scegliere. Per il centro-sinistra ci sono io, per il centro-destra c'è il professor Bagnai, un professore di economia, il professore di economia di Matteo Salvini, che dice fuori dall'euro, sia ai dazi, sia al protezionismo. Ognuno voti quello che gli pare, ma chi dice dazi, protezionismo, chiusura, secondo me condanna l'Italia, che invece è il paese dell'export, della produzione e della bellezza. Segretario, c'è un altro aspetto, visto che lei ha richiamato questa sfida a due per il primo posto di lista tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, la faccenda del, come li vogliamo chiamare, candidati ministri dell'ipotetico governo di Luigi Di Maio. Lei ieri ne ha molto parlato, l'ha definita operazione di marketing, però oggettivamente hanno occupato la scena. E poi c'è la questione, ma qui le vorrei chiedere proprio direttamente, vorrei ascoltare una sua risposta, della qualità dei ministri, perché almeno nel caso del Movimento 5 Stelle si può dire quello che si vuole, ma loro presentano un'ipotetica squadra di governo. Ma secondo me dire operazione di marketing non era una critica. La politica è anche marketing, inutile stare a discutere. Era un complimento? Era una constatazione. Ragioniamo chiaramente, dai, vediamola, non ci prendiamo in giro. Che cosa è accaduto in questi mesi? È accaduto che i 5 Stelle hanno pestato un problema. Su che cosa? Sulle candidature in Parlamento. Cioè i 5 Stelle non si sono accorti che alcuni dei loro candidati, poi smascherati dalle Iene e non soltanto dalle Iene, avevano o falsificato un bonifico o preso una casa popolare da imprenditore a 7 euro, sto facendo riferimenti, il candidato di Pesaro Cecconi, la candidata di Rimini Sarti, il candidato piemontese Martelli, il candidato del Lazio Dessì, c'è persino un candidato a Foggia che ha falsificato le PlayStation. La cosa mi intriga molto. Il CD perché o le PlayStation? CD e PlayStation, mi intriga molto perché non basta falsificare il CD, se no non gira comunque nella Play, ma questa però è un'altra, ragazzi, storia. Parliamo di che cose meraviglia. Serie. Se uno falsifica la PlayStation è un grande, perché è l'unico modo che io ho per vincere contro i miei figli a FIFA 2018, quindi non voglio escludere il valore alto, simbolico e morale. Battute a parte, hanno candidati sulla scheda, cioè chi dei nostri ascoltatori domenica vota 5 Stelle a Pesaro, Rimini, Piemonte, Lazio, vota dei personaggi che non io, non Diaco, non Giuliani, non l'Allegrenzi, ma Di Maio giudica testuale impresentabili. Allora, avendo questo problema che rischiava di creargli un bel botto in termini di consenso elettorale, sono stati bravi loro. Io ho fatto i complimenti sul marketing a Casalino e agli altri, perché hanno cambiato totalmente schema di gioco e hanno messo dei candidati ministro. E qui sono d'accordo con lei, Fulvio, è stato un errore da parte anche della nostra parte politica demonizzare questa scelta, perché è stata un'operazione tattica intelligente. Però vorrei andare nel merito. Allora, prendiamoli sul serio i nostri amici 5 Stelle. Primo punto, mi hanno massacrato per anni contro la buona scuola. E chi mettono ministro della pubblica istruzione? Il consulente della Giannini e della Fedeli, che ha scritto con noi la buona scuola. Tra l'altro, scusi, segretario, questo va raccontato a chi magari non mastica molto la politica e non ha visto questo video. Ieri, quando questa cosa è girata sulle agenzie, poi Repubblica.it ha pubblicato un video dove si vede questo professore complimentarsi con il segretario del Partito Democratico Renzi, allora Presidente del Consiglio, non prima, ma dopo che era stata varata la buona scuola. Ecco, qualcuno, tra cui Di Maio, ieri rispondendo a questa provocazione da parte di Lilli Gruber, ha detto: ma insomma, è ovvio che c'è un pezzo di paese che ha creduto in Renzi in quegli anni e che ora non ci crede più. Cosa risponde? Questo è assolutamente una valutazione che si può fare o non si può fare, ma il punto vero è: la buona scuola è una cosa buona o va cambiata? Perché tutta la discussione sul mio carattere, ragazzi, riguarderà mia moglie, eh? Cioè, il ragionamento del continuo a buttarlo su Renzi, cioè, a me fa molto piacere, ma io penso che in questa campagna elettorale l'unico momento in cui veramente è venuto fuori il mio carattere, il mio animo, è nell'intervista con Piff. Perché nell'intervista con Piff io mi sono rivisto me stesso, vero, senza
la maschera, il trucco che ciascuno di noi si deve mettere quando va a fare un'intervista pubblica. Lo dico con molta sincerità, certo, sì, apro sì. il mio cuore e dico: l'unico momento vero è stato quello dell'intervista con Piff Sarà che mi ha preso in macchina ed altro. Però posso capire uno che ci sta ascoltando, ma chi se ne frega di Matteo Renzi? Infatti, la domanda è: le alternanza dei ministri, scuola-lavoro, le esatto, dei ministri, la seguo Giuliani, alternanza scuola-lavoro per i 5 Stelle, sì o no? Io dico sì. Prendiamo la domanda di Giuliani che dice vai concreto, coding e scuola digitale, sì o no? Assunzione di 132.000 precari, sì o no? Noi abbiamo fatto questo, loro mettono ministro uno che ha fatto con noi questo e poi ci fanno la morale dicendo che la buona scuola non va bene. Ma c'è una cosa che non mi torna, che voglio chiederle su questo, perché non si è ancora espresso e tra l'altro non ho visto i leader politici esprimersi seriamente su questa questione, perché lei dice quella del Movimento 5 Stelle è un'operazione di marketing. Perché a questa operazione di marketing, in termini diciamo di rispetto istituzionale, ha in qualche modo aderito, mi scusi Renzi, il Quirinale? Cioè voglio dire, il segretario generale del Quirinale ha incontrato il leader dei 5 Stelle Matteo Re, Luigi Di Maio. Secondo lei questo incontro andava fatto o no? Ma questo lo deve chiedere al Quirinale, non a me. Io mi limito a dire... Ma secondo lei, da osservatore, da leader politico... Il Quirinale politico... non si commenta mai. Parliamo chiaramente. La squadra che ha presentato il Movimento 5 Stelle è squadra migliore o peggiore di quella che oggi c'è? Perché io non rispondo sulle questioni istituzionali in quanto deve rispondere il Movimento 5 Stelle e il Quirinale, se la cosa funziona o no. Le dico per me. Quando penso ai miei figli, alla sicurezza dei miei figli, sto più tranquillo pensando che al Viminale ci sta una certa signora criminologa che nessuno conosceva prima, o se ci sta Marco Minniti. Io mi sento più tranquillo con al Viminale Marco Minniti. O il Quirinale, il Viminale è quello che... il Viminale, non il Quirinale. Il Viminale è il palazzo del Ministero dell'Interno dove ci sono i prefetti, i questori, le forze di polizia. Ragazzi, da questo dipende la sicurezza. Le criminologhe a sorpresa vanno bene per lo studio di Porta a Porta, non per la gestione dell'ordine pubblico in Italia. In questo paese non c'è stato un attentato in questi anni tra Expo, G7, Giubileo, semestre italiano di presidenza europea. Abbiamo gestito l'ordine pubblico con dei professionisti. Non si può immaginare, per un'esigenza di marketing, di inventarsi un nome che nessuno conosce. Se però gli italiani sono convinti che per il Viminale vada meglio un'oscura criminologa che non il ministro Minniti, che votino 5 Stelle. Io non avrei dubbi, cioè io lo prendo sul serio il Movimento 5 Stelle e dico, per l'economia, tra il candidato che hanno scelto loro, un professore semi sconosciuto, e il candidato Piercarlo Paduan, che io ho visto nei tavoli internazionali, che io ho visto con Obama, con la Merkel, io non avrei dubbi. Italiani, domenica dovete votare, e dovete votare tra due squadre profondamente diverse. La nostra autorevolezza, la competenza della nostra squadra, secondo me non ha paragone. Mi scusi, e poi finisco sulla storia della squadra. Mi piacerebbe raccontare anche le nostre idee, non solo la nostra squadra, ma quando ho dovuto scegliere un ministro degli esteri, io ho scelto un signore che si chiama Paolo Gentiloni, non una ricercatrice di Limes. Cioè, i cittadini italiani hanno avuto da parte dei 5 Stelle un elemento di trasparenza. Vi ho raccontato che secondo me lo hanno fatto per motivi tattici, ma io la prendo sul serio la trasparenza dei 5 Stelle e dico: giudicate le nostre persone e le loro persone. E quando sulla buona scuola o sull'agricoltura si va a prendere i funzionari che hanno lavorato con noi, perché il ministro dell'agricoltura indicato dai 5 Stelle è la capa segreteria tecnica dell'attuale viceministro che collabora con l'attuale ministro. Già che ci siamo, prendiamo l'attuale ministro, anche perché la capa segreteria tecnica del viceministro del ministro ha detto bravo il ministro. Tra l'altro, ragazzi, io dai. E Giuliani abbiamo visto insieme, adesso Fulvio lo ricorderà, che qualche giorno a Tagadà sulla 7, intervistato Di Maio insieme alla ministra dell'agricoltura designata, è Fulvio, la ministra, su domanda di Tiziana Panella, cosa ne pensa di Martina, cosa ha detto? Un buon ministro. Ragazzi, non ma ottimo, tutto... ma buono. Ecco, deve essere... va bene. Allora, a me fa piacere perché oggi abbiamo scoperto che abbiamo un buon ministro dell'agricoltura, che abbiamo Di Battista ha detto un ottimo ministro all'interno. Abbiamo scoperto che la buona scuola è talmente buona che quello di 5 Stelle, che l'ha sempre contestata, sceglie come lead, come ministro, uno che ha scritto la buona scuola. Hanno anche detto che qualcuno è a favore del referendum. E allora fate le larghe intese con Di Maio, che vi dobbiamo dire? Per piacere, lei oggi si è alzato male, Giuliani, lei oggi si è alzato male.
Senta Renzi, vedo che scorre con curiosità i messaggi, vedo che li sta un po' guardando. C'è qualcosa che la colpisce, perché non sono proprio tutti, diciamo, a favore. Scusa, raccontare un retroscena, Giusy, su questo. Quando è arrivato il segretario del Partito Democratico Renzi e ha davanti a sé i messaggi, io mi sono permesso di dirgli: guarda che arriverà di tutto, tenta insomma di non farti troppo influenzare, perché insomma ci sono delle persone anche molto critiche che usano un vocabolario come ieri con la Boldrini molto volgare. E lui sai cosa ha risposto? Leggo tutto, sono impermeabile ormai anche alle critiche. Ma da questo punto di vista l'ha sempre fatto anche a Milano. Ma io sono sempre stato su questo uno molto convinto. Mi colpisce la carica di entusiasmo che ho trovato in questa campagna elettorale tra i nostri. Entusiasmo, palazzetti degli sport pieni, palazzetti dello sport pieni, entusiasmo nelle sale, entusiasmo nelle piazze, entusiasmo nelle case. E questo mi colpisce, perché dopo che hai governato per 4 anni, trovare l'entusiasmo non è facile. C'è tanta gente che mi dice: oh, io ci credo più di te, e che mi dice: forza, mi raccomando. Però c'è anche tantissima gente che sfoga la rabbia, in particolar modo sui social, non solo sui messaggini. A me piacerebbe poterli incontrare e guardare negli occhi e discutere con queste persone e dire: scusa, ma quando dici che noi abbiamo, per esempio, quando ti scrivono sei un corrotto, hai rubato, ma di che cosa stiamo parlando? E dico: ma l'hai visto il mio conto corrente? Io sono dovuto andare in trasmissione televisiva, ho portato il mio conto corrente. In questi mesi mi hanno detto di tutto dentro, però non mi cambia niente, perché dentro il mio cuore c'ho la voglia, il desiderio di dire che l'Italia può essere il paese leader in Europa, e possono dirci dietro di tutto. Noi andiamo avanti con il sorriso e con l'entusiasmo di chi c'ha dei risultati e c'ha una squadra. A qualcuno magari rispondiamo, però, Renzi, per esempio Pasquale, che dice: a me è incuriosito questo, potrebbe essere solo uno di tanti che pensano così, non voto più il PD per come non ha gestito la situazione De Luca in Campania. Forse una presa di posizione avrebbe aiutato. Immagino che la presa di posizione la si attendesse da lei, Renzi. Ma la questione dei rifiuti in Campania non è colpa di un singolo amministratore. Io ho dato come Presidente del Consiglio dei soldi alla Regione Campania, secchi secchi. Entro il 2020 le ecoballe ci devono essere tolte. Se sono tolte, ha fatto bene chi ha governato in questi anni. Se non sono stati tolti, hanno fallito. Punto. Perché siccome per anni si sono riempiti la bocca, cicicì, gna gna gna, e nessuno ha mai fatto niente, da Presidente del Consiglio, vedendo la terra dei fuochi, io ho detto: ehi, noi su questo tema mettiamo i denari sufficienti per risolvere il problema. Adesso vi vediamo. Ci sono 4 anni, sono partiti nel 2016. Nel 2020, se ci sono ancora le ecoballe, vuol dire che De Luca ha fallito. Se nel 2020 le ecoballe non ci sono più, vuol dire che De Luca ha fatto bene. Punto. Basta aspettare. Segretario, a proposito di tutto ciò che anche sta arrivando via messaggio e via Twitter, ma non avevamo bisogno di aspettare questa chiacchierata e i commenti degli ascoltatori di RTL 102.5, le chiedo: tema tasse. Oltre l'estensione degli 80 euro, che tante volte ha ricordato e qualche misura promesso durante la campagna elettorale, c'è qualche misura veramente forte, veramente capace di arrivare, mi permetta di dire, anche al cuore dell'elettore nei prossimi mesi, che lei ha in animo? Ripeto, oltre l'estensione degli 80 euro, non qualcos'altro che colpisca veramente il nostro portafoglio? Tanti di voi e tante delle persone che ci aspettano a casa dicono: dai, dacci la misura shock. E allora c'hai Berlusconi che viene qua e dice: faremo la flat tax. Lunedì mattina di flat tax non resterà neanche l'ombra, non ne parla nessuno perché non esiste, non sta in piedi. Funziona bene come specchietto per le allodole. Idem per le misure del reddito di cittadinanza. Io ho scelto una strada diversa, Giuliani. Ho scelto la strada della serietà. Non vengo a raccontarvi barzellette, a dirvi faremo, cambieremo, faremo con la bacchetta magica simsalabim e tutto cambierà. Vengo a dirvi: l'IRES è al 27,5, è diventata al 24, sarà al 22. Questa cosa concreta non scalda i cuori, nemmeno dei commercialisti, ma è una cosa che porta l'IRES ad essere la più bassa tassa sugli utili aziendali in Europa. E io voglio l'Italia leader. Le dico: non vengo a raccontare che faremo la misura shock. E dico: i PIR, che sono un prodotto finanziario importantissimo per il futuro della nostra economia, li abbiamo messi per le piccole e medie imprese che andavano in borsa. Li abbiamo iniziati ad allargare all'immobiliare e li metteremo alle aziende che fanno sostenibilità economica ed ambientale. Ma lei dice: ma come fa Renzi, lei in campagna elettorale, a parlare di cose così noiose?
scelgo la strada della serietà. Se vuole una cosa che sia facilmente comprensibile, io dico che se toccherà a noi, nei 5 anni il nostro obiettivo è verificare il funzionamento di un principio, dello scaricare tutto, scaricare tutti, che è una cosa cruciale, perché lo puoi fare come? Con l'incrocio dei dati, delle dichiarazioni. Ma non mi chieda di venire qui a raccontare barzellette sul toglieremo, faremo, elimineremo, perché siamo gli unici che in questi anni qualcosa hanno fatto, indichiamo cosa fare, senza però promettere bacchette magiche. Senta, segretario Renzi, nulla di più noioso in questi 20 anni è stato il dibattito interno al centro-sinistra, e lei ha dichiarato pochi giorni fa una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, cioè ha detto: qualora il PD non fosse il primo partito, io ci sono, io resisto, porto avanti questo partito verso il futuro. Mi dica una cosa, siccome Veltroni si era dimesso col 33%, D'Alema aveva perso le regionali, si era dimesso da Presidente del Consiglio, il vostro partito e prima ancora IDS, il PDS, ha una lunga storia di dimissioni di segretario, e lei ha detto che qualora il PD non fosse il primo partito e qualora lei perdesse queste elezioni, lei continuerebbe a portare avanti il percorso politico fatto in questi anni nel Partito Democratico. Mi scusi la domanda un po' lunga. Io le chiedo, se la sente, e soprattutto questo partito sarà il partito di Renzi o sarà il partito del centro-sinistra? Lei però questa domanda me la fa sempre, Pierluigi, quindi è una domanda un po' cambiata, ma me la fa sempre. Mi perdoni, perché io le ho sempre detto che lei sa, in questo sono onestissimo, penso che lei abbia fatto un errore nella sua vita politica, quello di non fare un suo partito, ma quello di pretendere di trasformare il Partito Democratico in un partito diverso da quello che è all'origine. Io penso che noi abbiamo bisogno di essere molto chiari. I partiti servono ancora o no? Molti dicono di no, molti dicono che non c'è più spazio per i vecchi partiti. Cos'è il Partito Democratico rispetto agli altri? È un partito che chiunque può scalare. Oh ragazzi, ma se uno di 39 anni di Rignano sull'Arno diventa Presidente del Consiglio perché vince le primarie e perché il suo gruppo parlamentare lo sostiene, è il segno che in Italia tutto è possibile. Io non ho padrini, non ho padroni, è uno degli elementi per cui mi hanno attaccato tutti mediaticamente, non solo, è perché non ho santi in paradiso. Ho fatto la mia battaglia, ho fatto i miei errori, a qualche ascoltatore che dice ma non riconosce errori, ne ho fatti tantissimi, però ci ho messo il cuore e soprattutto con grande libertà. Allora, io credo che i partiti ancora servano. A me non piace l'idea di avere un'azienda privata che si trasforma in partito. A me non piace l'idea di avere un software che decide chi e cosa deve fare. A me non piace l'idea che ci sia uno che prende ed è proprietario di un simbolo. Detto questo, il Partito Democratico avrà 1000 difetti, guardi, 1001, però è una comunità nella quale si vota e si decide a maggioranza. E a me questo sembra importantissimo, perché se io oggi sono qui... Beh, insomma, la minoranza poi se ne va, però. Lì c'è un dato di fatto che non si può negare. Massimo D'Alema, dal giorno dopo che abbiamo vinto con il 40% le europee, ha cercato di minare la leadership e di cambiare tutto. Però vede, quel 40% anche lì non l'abbiamo utilizzato per noi, per me. Io quel 40% quando l'ho preso, l'ho messo tutto sul tavolo della discussione europea per l'Italia. Cioè ho detto, sapete che c'è? Io sono il leader del partito che ha vinto le elezioni in Italia. Vi dico, o ci date quello che chiediamo a livello europeo, o noi, lo dicevo prima, non sosterremo il governo di Juncker. E siccome avevamo i numeri, ci hanno dato quello che è servito, la flessibilità, per aiutare le nostre imprese. Oggi però vanno aiutate più le famiglie. Oggi, dopo 5 anni in cui abbiamo dato moltissimo alle imprese, perché non viene ricordato, ma c'è l'iperammortamento, il superammortamento, industria 4.0, l'IMU imbullonati, tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni. Oggi c'è bisogno di mettere più soldi in tasca alle famiglie, al ceto medio, a chi fa figli. Questo è un paese in cui nessuno fa più figli. A chi ha un anziano in casa, perché quando tu passi dall'Alzheimer o dal Parkinson in famiglia ti rendi conto che sono malattie devastanti. Allora io non sto dicendo che se uno c'ha l'Alzheimer e tu gli dai un contributo alla badante la famiglia cambia umore. Di che parliamo? Oh, qui c'è un dolore atroce, l'idea di non avere più la persona accanto che ricorda il tuo passato, cioè che chi c'è passato sa che dramma umano è. Però dico, possiamo aiutare queste persone anche semplicemente rendendo deducibile fiscalmente la badante? Possiamo aiutare queste persone aumentando il fondo per la non autosufficienza? La campagna elettorale non la faccio sul mio carattere, la faccio su questi argomenti. E chi è intellettualmente onesto riconoscerà
che in questi anni si sono fatti dei passi in avanti, ma che soprattutto c'è un unico partito che ha presentato, ce l'ho qui, un documento, chi vede in televisione, chi vede nella RTL TV, un unico documento, Renzi, con tutte le cose la fatte. Radiovisione, la radio, scusi, mi permetta, l'abbiamo coniata, mi consenta, noi la radio, mi sono perso, la radiovisione, chi vede la radiovisione, sì, vede un documento con scritto tutte le cose che noi abbiamo fatto. Perché non chiedete a Matteo Salvini quali sono le cose che ha fatto in 10 anni di Parlamento Europeo? Non l'elenco delle trasmissioni a cui ha partecipato. Sa come finisce con Salvini? Con un post-it, con il codice IBAN dei denari che ha preso al Parlamento Europeo ogni 27 del mese. Ma non c'è una battaglia europea che Salvini può dire ho fatto questo a Bruxelles. Noi possiamo dire abbiamo fatto questo, non vi basta? Votate gli altri. Siete convinti che vada bene un governo di Grillo e della Lega? Votateli. Siete certi che il oggi... Grillo della Lega lo dà per scontato? Quello e con chi fanno? No, non hanno... con chi vanno se no? Cioè, chi è che appoggia un governo con Grillo? Però così di fatto poi lei dà ragione a quelli che dicono che Berlusconi va con Renzi o Renzi va con Berlusconi. Posso dirle? Questa è una barzelletta. Ho capito. Direi, mi consente, è una barzelletta. È una fake? Ma non è una fake. Mi dite una volta in cui... Mi dite chi... Quale governo Berlusconi ha sostenuto in questi anni? Soltanto all'inizio Letta. Solo all'inizio Letta. E prima Mario Monti. Se vogliamo allargare alla legislatura precedente. Sono Mario Monti e Enrico Letta. A me Berlusconi non ha mai votato la fiducia. Sul referendum ha fatto il diavolo a quattro. Io ricordo un suo meraviglioso intervento dicendo Renzi, un comunista bulimico di potere, ha sempre cercato di farmi politicamente fuori. Io lo rispetto, per carità di Dio. Noi abbiamo cercato di fare l'accordo sulle riforme istituzionali, però che il poi prodotto, è saltato, però, scusi, il cosiddetto patto del Nazareno. Renzi, però, per essere appunto onesti intellettualmente, come dice lei, però il prodotto, diciamo, della scuola politica berlusconiana, che è fatta, diciamo così, di tanti ingredienti, tra cui Alfano e Verdini, una mano gliel'hanno data. Il governo del centrodestra, guidato da Enrico Letta e del centro-sinistra, a un certo punto si è spaccato. Il governo centrodestra e centro-sinistra si è spaccato perché Alfano ha rotto con Berlusconi. E di fatto il sistema istituzionale, ha ragione lei, è un sistema istituzionale in cui in Italia, diciamola tutta, le larghe intese ci sono state in questa legislatura. Perché, siccome non aveva vinto nessuno, Bersani e Berlusconi si misero d'accordo, poi tutte le vicissitudini, Alfano, quello che è accaduto con la rottura tra Berlusconi e Verdini, perdiamo il tempo, se no buttiamo via il tempo. Io dico una cosa agli italiani però, a costo altro che insulti, qui la dico con il cuore in mano ma convinto. Cosa dicevamo un anno e mezzo fa sul referendum? Dicevamo, se vince il no, ci sarà il caos e lo stallo perché torneremo alle larghe intese, perché nessuno la sera delle elezioni avrà vinto. Io sognavo un sistema nel quale vai a votare e il 4 marzo la sera, dopo due ore, sai chi è quello che governa per 5 anni. E rosico pensando a Emmanuel Macron, che ha preso il 23% e governa per 5 anni. Ma vi rendete conto, sì, di mi come... perdoni, però ha fatto un partito nuovo, non ha preso un partito lei che già su questo... c'era. No, le... ma scusi Renzi, sono questo d'accordo. Fa la differenza però. Però lei, io sono d'accordo con lei sul fatto che Macron ha fatto un partito nuovo. Lei deve essere d'accordo con me sul fatto che c'aveva un sistema istituzionale, certo, che le permettesse questo. Sì. Perché esatto, di governare. La riforma costituzionale, così lo possiamo dire, ora ci sarà qualcuno che è intellettualmente onesto, ci darà ragione, non nel merito, ciascuno ha sempre ragione, il popolo italiano ha parlato, quindi discussione finita, anzi... Io mi candido al Senato, di più che potevo fare, candidarmi al CNEL. Però la verità reale e indiscutibile è che se fosse passata la riforma costituzionale non avremmo avuto questo incredibile dibattito. Ma che succede? Il 5, Grillo va con Salvini, Berlusconi va con Gentiloni, chi c'è? Bella questa, sia, questa è bella che dice con Gentiloni, con Gentiloni non con Renzi, con chi volete voi? Lapsus. Renzi. No, non è lapsus, me l'avete chiesto voi. Ma certo, non ci sono lapsus, tranquilli. Oggi Renzi. Non ci sono lapsus. A proposito di questo, visto che c'è appunto questa legge con cui andremo a votare, Berlusconi dice che se anche dovessimo tornare a votare tra un anno, ma dice che non lo faremo, comunque dovremo andremo con questa stessa legge. Mentre Grasso sostiene, non esclude, di lavorare su un'altra, di rifare la legge elettorale. Lei cosa pensa in merito a questo? Io penso che
questa discussione sia insopportabile e noiosissima. Ci sono 48 ore. Io agli italiani dico: abbiamo fatto alcune cose, vogliamo farne altre. Se avete voglia di continuare sulla strada della solidità e della crescita, noi ci siamo. Se avete voglia di scegliere una strada che porta a uscire dall'euro, a mettere in discussione i vaccini, a mettere in discussione i grandi eventi, a mettere in discussione ciò che è stato fatto in questi mesi, i diritti civili, sociali, votate per gli altri partiti. Tutto il tema del giorno dopo, ragazzi, è noiosissimo, non per un cittadino che secondo me ha già spento la radio, ma per gli addetti ai lavori stessi. E quello per fare la legge elettorale, diamo l'idea, in questo c'è davvero un meccanismo di fantacalcio della politica, che l'unico obiettivo sia capire che cosa fa uno da grande. Ma chi se ne frega di che cosa fanno i politici nei prossimi mesi, di che cosa fa l'onorevole Rossi o il senatore Bianchi. La questione vera è che cosa accade nella vita quotidiana delle persone. Perché quando io dico fondo per la non autosufficienza o estensione degli 80 euro alle partite IVA, ci sono i messaggi qui dei gli ascoltatori che dicono: però potevi farlo prima. No, che non potevo farlo prima. Perché quello che abbiamo fatto in questi anni, parliamo il linguaggio della franchezza e della trasparenza e della correttezza, è stato enorme, ma ci ha costato tantissima fatica. Noi eravamo in una situazione in cui bisognava fare un passettino alla volta. Oggi possiamo affrontare il tema partite IVA e figli, perché nel frattempo abbiamo cercato di mettere in sicurezza il sistema paese e il sistema imprenditoriale ed economico, che se no avrebbe creato un danno nei posti di lavoro. Insomma, questa campagna elettorale prenda fiato. È tra gli aspiranti, sì. Mago Merlino, che ti raccontano che tutto il mondo cambierà, abracadabra e tutto cambia, e quelli che ti dicono la politica è fatica, è passo dopo passo. Io ho fatto la maratona, e la maratona la vinci, vabbè, la vinci nel senso arrivi cioè in fondo, la finisci. Per me altro che vince la maratona, nemmeno se corressi con dove l'ha fatta lo la scooter maratona, io l'ho fatta a Firenze, l'ho fatta due volte con tempi inaccettabili, quindi il mio personale è molto alto, il mio personale è il tempo della maratona. Tu sai che a un certo punto la maratona la vinci di testa, la vinci, quando dico vinco è arrivare fino in fondo, certo. Mai vinto neanche una gara dei 100 metri, ti immagini la maratona, se ci metti la testa e se fai uno sforzo di mettere un piede dopo l'altro e continuare a non mollare a quello che i maratoneti chiamano il fantasma della maratona, tra il 32 e il 33esimo chilometro. Allora l'Italia è così, ha bisogno di una maratona, ha bisogno di continuare a mettere un piede dopo l'altro. Non credete agli apprendisti stregoni che vi dicono arrivo e sarà tutto facile. Abbiamo oggi la possibilità di intervenire su partite IVA e famiglia, perché in questi 4 anni abbiamo lavorato solo sul resto. Sa perché può sembrare una fissazione dei giornalisti o un riflesso del giochino dei cittadini elettori, segretario, però il chiedervi che cosa accade dal 5 non è un passatempo per giornalisti, perché banalmente è, per esempio, noi siamo in uno scacchiere internazionale e lei sa benissimo che se fossimo bloccati nel limbo, questa cosa ci esporrebbe a dei grossi rischi. Per esempio in termini di investimenti, noi continuiamo ad avere uno spread ballerino, un debito pubblico mostruoso e tutte queste cose. O le affrontiamo o le lasciamo lì, ottimo, come dire, cibo per gente che già ci ha fatto male nel passato. E allora che facciamo da lunedì mattina? Sono d'accordo con lei, e la ragione della riforma costituzionale stava tutta lì, nell'evitare che l'Italia potesse essere ostaggio dell'incertezza. Però, è andata così. Però, Fulvio, noi dobbiamo rispettare ciò che dicono gli italiani. Quindi quella partita è chiusa, punto, a capo. Sto chiedendo che cosa di lunedì. Accade lunedì? Dipende da quelli che saranno i voti, perché non è che decidiamo io e lei senza vedere il numero dei consensi. Chi sarà il primo gruppo parlamentare? Il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico? La partita è tra i due, perché l'alleanza di destra è un'alleanza che è molto divisa al proprio interno. Berlusconi è un popolare europeo, sta con la Merkel. Salvini è un populista europeo, sta con la Le Pen. Sono due famiglie europee totalmente diverse. Non posso non chiederle a questo punto. Allora, per chiudere, che cosa accadrà sullo spread degli altri? Uno, intanto diciamo che finalmente il debito sul PIL, i dati di ieri lo dimostrano, sta iniziando piano piano a scendere. È complicato, il percorso è molto complicato. Siamo al 131%, è ancora altissimo. Noi al punto numero 100 di quel foglione bianco e rosso che ho mostrato prima in radiovisione scriviamo la nostra ricetta sul debito. Noi siamo gli unici che diciamo cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare. Però ha ragione Giuliani quando dice: ragazzi,
dobbiamo stare attenti che non ci sia l'ingovernabilità. E per questo io dico, il punto di forza per chi, quei moderati, quelle persone che non vogliono estremisti al governo, scelgono di evitare la strada dell'ingovernabilità, il punto di forza è il PD. Senta, le dicevo, non posso non farle questa domanda a questo punto. Ieri sera il Corriere.it ha pubblicato un fuori onda durante l'incontro tra i leader del centrodestra in cui Salvini, La Meloni e Fitto commentano i dati, diciamo, che loro hanno a disposizione, credo sondaggi, non so che cosa, e a un certo punto Fitto si è lasciato andare a questa dichiarazione audio in cui dice che il Movimento 5 Stelle farebbe, diciamo così, sarebbe molto forte nel Sud Italia. Ecco, io le chiedo, com'è possibile che il Movimento 5 Stelle sia forte in delle regioni in cui voi avete tentato negli ultimi anni, insomma, di fare qualcosa, il pubblico, gli elettori non hanno percepito la vostra azione di governo e quindi votano i 5 Stelle? Ma glielo dico lunedì, io penso che ci siano molti punti interrogativi in questa campagna elettorale. Perché? Perché alla fine gli ultimi giorni fanno sempre la differenza. Lei si ricorda, faccio due esempi, uno buono per me e uno negativo. Nel 2013 il PD era andato stravincente. Negli ultimi giorni tutti davano per scontato che vincesse il PD. Lei ricorderà, voi ricorderete anche quella campagna elettorale. Bersani era già convinto di aver vinto e di aver vinto anche in modo netto. Che è successo? È finita pari. E non c'è stato un governo, come sappiamo. O meglio, c'è stato un governo con le larghe intese. E questa dunque è andata male per noi. Nel 2014 invece tutti i giornali dicevano pari PD 5 Stelle, qualcuno scriveva sorpasso 5 Stelle, parlo delle europee del 2014, è finita che noi abbiamo preso il 40 e loro il 20, quindi per noi è andata bene. Che cosa accadrà nelle prossime ore? Lo vedremo soltanto con lo spoglio delle schede. Io dico agli elettori del Sud, la differenza tra chi propone e chi insulta si vede sui risultati delle piccole cose, ma quando Tim Cook, il capo della Apple, investe sulla Apple Academy con la Federico II o Chuck Robbins della Cisco con la Cisco Academy, è quel modello di Sud che noi vogliamo. Non un Sud che si piange addosso, ma un Sud che attrae grandi realtà industriali di tutto il mondo. Perché Napoli può essere un attrattore di bellezza e di aziende sull'Information Communication Technology, l'ICT, straordinario. Ma lei non pensa di essere un po' troppo moderno e utilizzare un vocabolario un po' troppo moderno per una fetta di elettorato che questo vocabolario neanche lo conosce? Io penso che noi abbiamo una grande rischio, che è quello che, un grande rischio che è quello che dice lei. Però parliamo anche in linguaggio allora molto più concreto. L'acciaio dell'Ilva va salvato. L'acciaio dell'Ilva sono 12.000 posti di lavoro, 14.000, vediamo quello che accadrà poi con l'arrivo del privato. Ma nell'acciaio dell'Ilva noi abbiamo fatto una scommessa che comprende anche il porto a Taranto, il museo archeologico, perché Taranto non tutti sanno che è una città spartana, tra l'unica città spartana d'Italia, di una bellezza impressionante. L'investimento portando il Freccia Rossa in quella città. Questi sono risultati di cui non parla nessuno, ma i cui effetti si vedono nell'arco di 5 anni. In Sicilia siamo arrivati, continuavano a cascare pezzi di viadotti. Lei ricorderà che la prima discussione con Del Rio era sul fatto che 3 viadotti nel giro di un mese ebbero dei problemi. Che cosa abbiamo messo? Abbiamo messo quasi 10 miliardi di euro. Ma per vedere questi 10 miliardi, siccome c'è da fare le gare, da fare lo stato avanzamento lavori, fare i cantieri, ci vuole tempo. Allora io continuo a mettermi lì, in mezzo al campo, a dire la stessa cosa: solidità, serietà, concretezza. Se volete credere alle promesse, credete a qualcun altro. Se volete credere all'antipolitica, credete a qualcun altro. Noi stiamo dicendo piano piano le cose cambiano davvero. Due battute veloci perché è rimasto un minuto e mezzo. Sì, sono parecchi giovani che hanno sostenuto nelle ultime settimane di non voler andare a votare. E cosa direbbe a loro per portarli alle urne domenica? Che se voi non vi occupate della politica, la politica comunque si occupa di voi. E quindi votate anche, non necessariamente per il PD, io spero che votate PD, ma è fondamentale che l'Italia conti sul vostro
impegno sulla vostra partecipazione. Non è vero che sono tutti uguali. Studiate, informatevi, decidete. Adesso la faccio arrabbiare, non lo dico sorridendo. Ma figuriamoci. No, è l'onestà intellettuale è fuori discussione. Per tutto quello che abbiamo detto e anche negli ultimi minuti con riferimento alla stabilità e a come ci guardano dall'estero, ma appunto stabilità non fa rima con Gentiloni. Ma Gentiloni, Giuliani, se lo ricorda chi l'ha proposto? Matteo Renzi. Che sembra. E chi è stato ministro degli esteri? L'ha riproposto. Allora, il punto fondamentale è: noi abbiamo oggi una delle più straordinarie possibilità per gli elettori di scegliere tra squadre diverse. Ok? Lei vuole scegliere la criminologa per lei, intendo metaforicamente, non voglio mettere non è in mezzo. L'Abruzzone, diciamolo. No, ho capito, ma la criminologa al Ministero degli Interni, la ricercatrice agli esteri, l'ex assessore ai gemellaggi di Velletri alla difesa, perché alla difesa hanno proposto l'ex assessore al comune di Velletri che si occupava di sport e gemellaggi, candidata a ministro della difesa. Vuole questa squadra qui o vuole una squadra dove c'è Gentiloni, Paduan, Calenda, Minniti? Perché continuare a personalizzarla quando le due squadre, secondo me, sono chiare in campo e ben diverse l'una dall'altra? Abbiamo 10 secondi, mi è rimasta in mano, abbiamo preso un caffè prima, un po' di zucchero, no? Una bustina di zucchero. Se lei dovesse regalare questa bustina a un suo avversario politico per addolcirlo un po', a chi la regalerebbe? A Matteo Salvini. E sa perché? Perché a me alcune delle frasi che ha detto Matteo Salvini hanno fatto paura in questa campagna elettorale. Non voglio fare polemica, tra l'altro Salvini è uno di quelli che quando ci siamo anche parlati personalmente abbiamo sempre avuto un rispetto reciproco, non banale, avendo idee totalmente diverse. Però vede, questa campagna elettorale ha visto uno della Lega sparare non soltanto alla sede del PD, ma a 6 ragazze di colore. Non è certo colpa di Salvini, la dobbiamo ma è colpa salutare di un clima. E allora io dico, ragazzi, va tutto bene, ma abbassiamo i toni, sennò va a finire come in America, dove Trump dice darò le pistole ai prof. Abbassate i toni e magari quella bustina di zucchero gliela dia lei quando viene a trovare Salvini. No, io gliela regalo a lei, magari lo vede prima di me. Io non è che frequento Salvini. Come si chiama? Tra me e lei è più facile che lo frequenti lei, ma questo più che un regalo lo definirei un grande riciclone. Va bene, grazie Matteo Renzi. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.